Quindi giro armonico di Do, accordo di Do con la mano destra e tonica raddoppiata con la mano sinistra. Capo. Questo è un giro armonico. Questo è un giro armonico abbreviato in realtà, e quasi tutti sono abbreviati, perché il vero giro armonico di Do è un po' più lungo. Ma non si usa quasi mai, quelli semplici sono questi qui che sono quelli proprio abbreviati. Il vero giro armonico, quello di Do, per intero, è formato da questi, quindi più Mi minore, quindi questi qui si ripete, solo che al posto del Do viene messo il Mi minore e poi questi uguali, La minore, Re minore, Sol. Ok, e poi Do. Quindi Do, La minore, Sol, Mi minore, La minore, Sol. Ottenuto. Do, La minore, Re minore, Sol, Mi minore, La minore, Re minore, Sol. Poi tutto da capo. Così è bello lungo il giro, però. E il 90% delle canzoni italiane è fatto solo su un giro armonico. Tozzi, Do maggiore, La minore, Re minore, Sol, Do. Che grandi scoperte che fai. Quindi non ci vuole veramente nulla a fare una canzone, tu ti prendi un giro armonico e sopra ci metti delle note che stanno bene. Stasera provo. Stasera canzone in Do maggiore, eh? Perfetto. Quindi, questo è un giro armonico. Però, c'è sempre il però. Questo giro armonico è assai scomodo. Tastiera. Stavolta lunga perché mi serve. Allora, per esempio, Do maggiore, La minore. Andiamo a suonarli con la mano destra. Con la mano sinistra ormai è per scontato che noi facciamo la tonica raddoppiata. Do, La, La, Re, Re, Sol, Sol. E quindi la mano sinistra non ce ne frega niente. Mano destra invece. Mano destra suona l'accordo di Do maggiore. Do, Mi, Sol. Da Do, Mi, Sol devi passare a La, Do, Mi. Siamo del salto. Devi passare a La, Do, Mi. Pratica la mano destra, devi fare papam, papam. Se il passaggio è in velocità è difficile, cioè, soprattutto per un principiante che non ha ben presente la tastiera, ci deve fare un bel salto senza sbagliare. È veramente molto difficile. Quindi, che cosa hanno inventato? Qui hanno inventato i, prima me l'hai chiesto, i rivolti. Ok, hanno inventato i rivolti. Che grande invenzione. In pratica i rivolti, vi ricordate la proprietà commutativa quando si studiava? Che cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Stessa cosa vale per gli accordi. Se io Do Mi Sol lo faccio Mi Sol Do Sol Do Mi, sono sempre quelle tre note che le rigiro, ma secondo la teoria è sempre Do maggiore. Quindi se io il Do Mi Sol lo faccio Mi Sol Do, questo è Do Mi Sol, questo è Mi Sol Do, cambia il suono perché sono due suoni diversi, primo, secondo, però è sempre Do maggiore, siamo sempre su Do maggiore, note invertite, sono sempre quelle tre, ma c'è sempre Do maggiore. Per ogni accordo formato da tre note, io ho possibilità di rivoltarlo due volte. Che cosa significa?
Do mi sol, si dice che siamo in posizione fondamentale di Do. Posizione fondamentale di Do. Io voglio rivoltare questo accordo. Che cosa faccio? Ci tolgo la prima nota e ce la piazzo. Non prendo questo Do, ma prendo il Do Do, che è questo. Ottengo mi sol Do. Ottengo mi sol Do. Mi sol Do è il primo rivolto, perché io l'accordo l'ho rivoltato una volta. Ok? Secondo rivolto, e quando io ci tolgo sempre la prima, ci tolgo il Mi e ce lo riporto sopra. E ottengo Sol Do Mi. Il suono cambia ancora, Do Mi Sol. Mi Sol Do, Sol Do Mi. E sono suoni differenti, ma è sempre accordo di Do maggiore. Una cosa fondamentale è che la nota più alta, questo anche in tutti gli altri strumenti, non solo sul pianoforte, è quella che risalta di più. Se io do mi sol, la nota più alta è il sol, giusto? Che è quella che risalta di più. Io faccio do mi sol. Lo sentite il sol? Non sento il mi, non sento il do, sento sol. Se io faccio mi sol do, il do diventa più alto e sento il do. Do. Sol do mi, sento il mi. Mi. È proprio una cosa... Quindi, i rivolti servono sia a far risaltare alcune note, ma allo stesso tempo a renderci più comodi i passaggi da un accordo all'altro. Adesso lo vediamo bene. Allora, se io per passare appunto da Do maggiore alla minore, Do, Mi, Sol, alla minore prima devo fare Do Mi Sol e poi mi spostavo andando a prendere La Do Mi. Io ora questo La Do Mi lo posso rivoltare in modo tale che il mio passaggio diventa più semplice. Prima cosa che bisogna fare per passare da un accordo all'altro con il massimo risparmio di energia. L'accordo di Do, formato dalle note Do più Mi più Sol, e l'accordo di La minore, formato dalle note La più Do più Mi, hanno delle note in comune fra di loro? Quali sono? Do e Mi. Do e Mi. Do e Mi. Ok. Quindi, una volta capite le note in comune, noi dobbiamo sapere che quelle non le dobbiamo toccare. Quindi, quando noi dobbiamo passare da Do maggiore alla minore, Do Mi Sol, alla Do Mi, noi le note in comune non le tocchiamo. Quindi, Do Mi Sol. L'unica nota che non c'entra niente, abbiamo detto che è il Sol, perché queste qui sono in comune, ok? Quindi il Sol va cambiato, il Sol va tolto, mentre il Do Mi rimangono qui. Il Sol va via, rimane Do Mi. Quale nota, quindi se il Sol va via, quale nota manca per arrivare al nuovo accordo? Il La, ok? Quindi il Sol va via, al suo posto entra questo, io passo da Do Mi Sol a Do Mi La. Passo da Do Mi Sol a Do Mi La. Spostamento minimo, massimo risparmio di energia. Do Mi Sol, Do Mi La. Quindi la mano praticamente è qui, pa, pa, anziché fare una cosa del genere. Ok, noi ora abbiamo utilizzato i rivolti, abbiamo utilizzato un rivolto del La, perché noi La Do Mi, noi La Do Mi l'abbiamo fatto diventare Do Mi La. Quindi abbiamo utilizzato un rivolto dell'A per facilitare l'esecuzione. Ok? Perfetto. Ora, altra cosa. Ora noi dalla minore, che siamo noi su Do Mi La, dobbiamo andare a Re minore. Queste sono le note di Re minore, sono Re, Fa, La. Ci sono note in comune tra Do Mi La e Re Fa La. La, giusto, La non si tocca. Ora noi siamo su Do Mi La, il La non si tocca, via, via Do Mi. Quindi siamo col minimo sul La, il minimo sul La ci rimane. Quindi se La ci rimane, sì, se La ci rimane e Do Mi vanno via, al posto del Do Mi devono entrare le note non in comune. Queste due, Re Fa. Dove li andiamo a prendere questi Re Fa
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, e Fa. Ok, ora noi abbiamo il minore su La. Dobbiamo prendere Re, Fa. Dove li andiamo a prendere per avere il minimo spostamento possibile? Tenendo conto che noi ora abbiamo pollice medio qui e il mignolo qui. Dobbiamo prendere il refa. Andiamo a prendere... Ma posso, si può cambiare anche la posizione della mano? Sì, ah. Fare tutto quello che vuoi, però la regola è quella di muoverti il meno possibile, appunto per non sbagliare. Quindi se noi ora facciamo, se noi da do mi la, ok, il la ci rimane. Andiamo a prendere la refa, questi qui. Facciamo una gran cavolata, perché la mano si sposta da qui a qui, ok? Quindi, intelligentemente, noi usiamo le fasi. Usiamo questi qui. Quindi, da do mi la a re fa la. Cioè la mano la chiudiamo leggermente e teniamo il nome in volta. Do mi la, re fa la. Che sto facendo adesso del Bayer, un incubo. Perché non ci ritrovo proprio. È terribile. Dimmi, dimmi. No, che appunto negli esercizi. Io sono la 51 e lui ti fa fare proprio questa cosa. Sì. Ti fa fare il minimo sforzo per ottenere il massimo risultato, ma ti sposta tutta la diteggiatura. Io infatti faccio un gran casino. Te lo sposto, sì. Perché. Cioè. Ed è questo, però. Ti confonde un po'. No, fa gli arpeggi. Io ho capito forse quello. Probabilmente passi da. Queste cose qui, ce l'ho forse presente. Sposti leggermente la diteggiatura, certo. Però, qui è qualcosa di... Quindi che cosa abbiamo fatto noi? Da do mi la, siamo andati a re fa la. Perché noi avevamo l'esigenza di andare dalla minore a re minore. Dato che noi sulla minore eravamo arrivati con do mi la, noi eravamo arrivati così sulla minore. Quindi per fare meno danni possibile dobbiamo andare proprio su re fa la, che è l'accordo normale di re minore. È così. Facciamo qualche altro esempio. Ora, da re dobbiamo andare al sol. C'è già un po' di casino. Ora, da re fa la dobbiamo andare a sol si re. Sol si re. Nota in comune tra re fa la e sol si re. Giusto. Quindi il re non si tocca. Fa la vanno via. Quindi mano destra, scusate, pollice rimane qui, fa la vanno via. Ci dobbiamo quindi aggiungere. Dobbiamo aggiungere sol si. Più vicini possibile. Più vicini possibile. Quindi questi qui. O addirittura questi sotto, si sol, che sono vicini con loro. Di certo non andiamo a sol si re qui. E questo, cioè noi possiamo cambiare le note degli accordi a nostro piacere per la nostra comodità. Quindi, la mano sinistra purtroppo dovrà saltare, do do, la la, re, re, sol sol. Sempre lì. Ok? Dai, adesso vediamo qualcos'altro. Volete fare una pausa? Sì. Ok, dai. Riposiamoci un attimo. Secondo me. Vai.